Radio Circuito 29 presenta Ora di Punta. Stavo dando uno sguardo ad alcuni titoli dei quotidiani online, troverete anche voi questa notizia, ad esempio su Ansa Natura piuttosto che ADN Cronos, ovvero che 1 milione di specie animali e vegetali sono a rischio d'estinzione. E qui molto probabilmente entriamo in scena noi uomini che stiamo avvelenando il nostro pianeta, ma vorrei parlare e vorrei raccontare il tutto grazie all'ospite che è in collegamento telefonico ed è il dottor Stefano Montanari, direttore del laboratorio Nano Diagnostics di Modena. Buongiorno. Eccolo qua presente. Sempre pronto a disgustare il nostro pranzo, oggi però con un argomento decisamente forte. Sì, molto forte, perché intanto questa è una cosa che dice l'ONU, le Nazioni Unite, sono uscite con questa notizia, che però devo dire che a me personalmente non è che sorprenda in particolare, sì, perché io ne parlo da una ventina d'anni, io non avevo mai contato le specie, ma insomma 1 milione non mi stupisce. Animali e vegetali insieme, e l'ONU specifica 1 milione per colpa dell'uomo, cioè non perché si stanno estinguendo come i dinosauri o come altri animali che non ci sono più da milioni di anni, ma perché siamo noi che li facciamo estinguere. Allora bisogna specificare una cosa: il frequentatore di osteria potrebbe dire, ma in fondo a me che cosa mi importa se si estingue questo o quell'animale, o questa o quella pianta o piantina, quello che è. Benissimo, ognuno è libero di fare e di pensare quello che vuole, però bisogna pensare una cosa, che il nostro ambiente, sì, che è quello in cui noi viviamo, e che è un ambiente che ci permette di vivere con una determinata quantità di ossigeno piuttosto che un'altra nell'atmosfera, con un determinato clima, sono le condizioni che permettono all'uomo di vivere. Se noi andiamo ad alterare, sì, queste condizioni, non è detto che l'ambiente che si ricava sia poi adatto alla nostra vita. Allora, tutto questo equilibrio si basa su piccolissimi equilibri reciproci fra tutte queste specie, e che sono tantissime. Quindi se noi andiamo ad alterare questi piccoli equilibri, moltiplicati per 1 milione, andiamo a dare uno scossone enorme al nostro habitat, al nostro pianeta, al mondo in cui viviamo. È come se noi camminassimo su un filo sospeso a 1 chilometro d'altezza. Allora quel filo deve essere, quella corda deve essere ben tesa, non ci deve essere vento, noi non dobbiamo essere ubriachi, addormentati, stanchi, cioè ci vogliono determinate condizioni. Se noi alteriamo anche una sola di quelle condizioni, il filo non è ben teso, il filo si rompe, c'è vento, noi cadiamo. Quindi se noi continuiamo così, e stiamo continuando con una velocità crescente, cioè con accelerazione, poi non ci sarà più l'ambiente, perché noi possiamo vivere. Questo non vuol dire che la natura non acquisisca un altro equilibrio, ma non è detto che sia un equilibrio compatibile con la nostra vita. A questo punto noi siamo a conoscenza dei dati che l'ONU ha diffuso, dobbiamo correre ai ripari, come però? La prima cosa, dobbiamo smetterla di inquinare. Per esempio l'ONU dice il 40% dell'ambiente marino è gravemente inquinato. Ora il pianeta è fatto in grandissima parte, per la maggior parte, proprio di oceani, di acqua, di mare. Quindi noi abbiamo inquinato anche quella parte, quindi dobbiamo smetterla di inquinare. E qui ci sono tantissime maniere per farlo, però sono tutte maniere che vanno a sconvolgere la nostra comodità e il nostro voler essere dei bambini viziati. Allora, chi volesse maggiori informazioni, chi ti volesse raggiungere, possiamo dare tutte le coordinate? www.stefanomontanari.net. Grazie Stefano, buon lavoro. Grazie a tutti, ciao Michele. E così termina anche la nostra mattina, quella di Radio Circuito 29. Vi auguro un buon pomeriggio da passare rigorosamente con noi. Michele Bianchi vi dà appuntamento a domani, come sempre 9:10 minuti. Buona giornata.